Il mondo digitale evolve velocemente. Tutti i giorni siamo chiamati ad uno sforzo di apprendimento nei confronti di una nuova app, un nuovo sito da consultare, un servizio da realizzare online. E tutto questo avviene anche in ambito lavorativo, dove ci viene chiesto di avere un nuovo approccio, un cambiamento che è necessario, specie in questo momento in cui le pubbliche amministrazioni sono chiamate in prima persona a realizzare un percorso di innovazione, di digitalizzazione. Un percorso di riforma che non può prescindere dal capitale umano, dai dipendenti pubblici, proprio partendo dalla valorizzazione e dal miglioramento delle loro competenze che si può pensare di rendere un servizio migliore ai cittadini. Proprio di questo abbiamo parlato con Stefania Allegretti, responsabile dell'ufficio organizzativo della provincia autonoma di Trento, che dispone fin dal 2015 di un piano strategico per la pianificazione e lo sviluppo del capitale umano. Sentiamo. La provincia autonoma di Trento ha da più di 2 anni un piano strategico per la pianificazione e lo sviluppo del capitale umano, uno strumento per la valorizzazione delle competenze e dei talenti dei dipendenti. Quali sono stati i criteri guida e quali le tappe fondamentali per valorizzare il lavoro dei dipendenti? Tre sono stati i fattori che hanno portato ad ideare il piano strategico. Innanzitutto vi è stato un cambio di giunta nell'autunno 2013 che ha posto un nuovo dirigente a capo del Dipartimento Organizzazione Personale con la mission di innovare. Il nuovo dirigente ha dichiarato subito di voler valorizzare le risorse umane e ha portato una vision nuova. Il dipendente al centro, questo è stato, diciamo, il nostro faro illuminante. Un secondo fattore importante è stata l'analisi demografica dei nostri dipendenti. Negli ultimi anni il numero dei dipendenti è progressivamente diminuito e al tempo stesso vi è stato un progressivo aumento dell'età media, che ora è pari a 50,76 anni. Il 30% dei nostri dipendenti ha un'età superiore ai 55 anni, e meno del 3% ha un'età inferiore ai 35 anni, quindi i dati parlavano. Ci siamo trovati di fronte a una situazione totalmente rovesciata rispetto a 20 anni fa, dove il 30% dei dipendenti aveva un'età inferiore ai 35 anni e una minima parte, una minima percentuale, invece era considerato lavoratore anziano, quindi aveva un'età superiore ai 55 anni. Quindi mancava la generazione Y. Il terzo fattore sono state le idee e i suggerimenti che ci sono arrivati proprio dai dipendenti. Infatti abbiamo sottoposto ai nostri dipendenti un questionario in collaborazione con l'Università Cattolica di Milano che voleva indagare la qualità dell'invecchiamento al lavoro e i dati di questo questionario sono poi stati approfonditi in una serie di focus group e quindi sono stati i dipendenti stessi che ci hanno dato le migliori idee per costruire il piano strategico. Come avete attuato il piano strategico per la valorizzazione del capitale umano? Quali attività, quali metodi e quali strumenti avete utilizzato? Nel piano strategico sono contemplate varie azioni. Tra queste vorrei ricordare il progetto PAT for Young. PAT sta a Provincia Autonoma di Trento e quindi la provincia per i giovani. Infatti di recente abbiamo assunto 42 giovani laureati in contratto formazione e lavoro, quindi la cui età massima è 32 anni, proprio allo scopo di ringiovanire la nostra pubblica amministrazione, che era uno dei nostri obiettivi. I dipendenti nell'ambito dei focus group avevano manifestato quelli più anziani, diciamo, i focus group degli over 55, questo desiderio di lasciare una testimonianza e il proprio bagaglio esperienziale ai più giovani, mentre i dipendenti dei focus group degli under 40 hanno con sorriso sollevato la minore competenza dei dipendenti più anziani e quindi dal punto di vista digitale
dicono appunto che sono meno smart, e quindi questo desiderio di aiutarli nelle nuove tecnologie e modalità organizzative. Quindi nel progetto Path for Young abbiamo pensato di affiancare a ciascun giovane un mentore, quindi un lavoratore più anziano che possa favorire l'inserimento nell'organizzazione dei giovani, e pensando anche a un progetto di reverse mentoring, in cui più giovani, questa generazione Y più smart dal punto di vista digitale, possa passare queste competenze ai lavoratori più anziani. Un'altra idea, un altro suggerimento, un altro desiderio che ci è stato sollevato, manifestato dai dipendenti, era quello di valorizzare i talenti di ciascuno, e che ormai dire che la figura del funzionario economico dice poco rispetto alle competenze che il dipendente ha acquisito nell'arco degli anni di lavoro. E quindi, proprio cogliendo il desiderio di valorizzazione dei talenti, abbiamo fatto una mappatura delle competenze dei nostri dipendenti, allo scopo di favorire la mobilità interna, valorizzare i talenti e anche cogliere bisogni formativi. Un'altra azione che voglio ricordare, che abbiamo riportato nel piano strategico, è stata la costituzione di un team di audit interno, dal punto di vista organizzativo, che supporta le varie strutture nella revisione dei processi. Anche qui le forti resistenze nei cambiamenti vengono dalle persone, ma soprattutto se i cambiamenti sono imposti dall'alto, arrivano top down. Mentre con questo team di miglioramento, di audit interno, il nostro desiderio era quello di aiutare le persone a rivedere i processi partendo dal basso, quindi in una modalità bottom-up, perché la scienza dell'organizzazione ci insegna che sono le persone che lavorano sui processi ad avere le migliori idee di miglioramento e di cambiamento. Ci sono state situazioni di resistenza al cambiamento da parte dei dipendenti e come le avete superate? Certo, le resistenze sono forti come in qualsiasi organizzazione, poi nella pubblica amministrazione vige, diciamo, la risposta più frequente che si riceve è: ma abbiamo sempre fatto così. Però diciamo che due sono stati un po' gli strumenti che abbiamo utilizzato per cambiare, per innovare. Uno, la politica dei piccoli passi. Si ottiene molto di più facendo appunto un passo alla volta anziché grandi cambiamenti. Quando anni fa avevamo provato appunto a fare grosse rivoluzioni, siamo dovuti tornare indietro. E poi fondamentale è il coinvolgimento dei dipendenti. Se il cambiamento arriva in un processo bottom-up, viene digerito meglio dai dipendenti stessi. È importante anche la comunicazione, comunicare dove si vuole arrivare. Questo direi che è fondamentale. Lo scopo di mettere i dipendenti al centro è sicuramente quello di far sì che il benessere organizzativo possa poi incidere favorevolmente anche sull'offerta dei servizi. Infatti, le nostre analisi ci stanno confermando che elevati livelli di benessere organizzativo stanno dando anche dei riscontri nelle analisi che stiamo conducendo di customer satisfaction. Un altro strumento è quello di far capire il vantaggio ai dipendenti nel cambiare il modo di lavorare. E lavorare comunque insieme ai dipendenti nel rivedere i processi con questo team di audit interno, come dicevo prima, è importante perché
L'organizzazione del lavoro della pubblica amministrazione è un'organizzazione di tipo tayloristico, dove vige il principio della divisione del lavoro, dello spezzettamento dei compiti, e questo nel tempo ha perso, abbiamo visto, ha fatto perdere al dipendente il senso del proprio lavoro. Capire invece la mission, la vision di ogni processo li aiuta anche a motivare i dipendenti stessi. E questo crea un maggiore benessere organizzativo all'interno che si ripercuote anche in una migliore customer esterna verso il cittadino, che è poi il nostro scopo finale. Quindi permettere alle persone di lavorare meglio ed essere più motivate e valorizzate sulla base delle loro competenze aiuta sicuramente a migliorare il servizio offerto al cittadino. E questo lo stiamo tenendo monitorato appunto con i dati sul benessere organizzativo e anche le indagini di customer che stiamo facendo.